Sei appassionato di chitarra gypsy? Hai sempre ammirato i chitarristi manouche che improvvisano con grande facilità e grande virtuosismo e ti sei sempre chiesto come facciano a tenere certi suoni? Molti chitarristi gypsy sono musicisti incredibili, ma peccano di una cosa: non riescono a spiegare e a trasmettere quali sono i concetti che utilizzano mentre stanno suonando. Questo perché non ne hanno mai avuto la necessità, nascono fin da piccolissimi ascoltando questo genere musicale e lo assorbono per imitazione. Mi sono appassionato al gypsy fin da adolescente, mi sono sempre chiesto come facesse Django a creare quella magia. Ho deciso di condividere con voi quello che ho capito in 30 anni di esperienza legata alla chitarra manouche. In questo videocorso di 3 ore più ebook imparerai a visualizzare geometricamente la chitarra come un vero chitarrista manouche, a improvvisare e a capire quello che stai facendo. Ecco alcuni degli argomenti che potrai trovare nel metodo. Questo è un plettro in osso sintetico, seconda maggiore, seconda minore. Per ricordarvelo vi basterà andare a prendere la terza, vedete cosa sto facendo? Vibrati, bending. Dalla settima minore, diatonico dall'alto, cromatico dal basso, target, quindi. Cosa aspetti? Inizia da subito a diventare il chitarrista manouche che hai sempre desiderato. Lo trovi solo su samuelsciara.it.